Ciao a tutti, io sono Creo e vi do il benvenuto a questo 14° episodio di Resident Evil Director Cut per Play 1 patchato in italiano in compagnia della bella Jill. Allora, andiamo un po' spediti perché credo che questa puntata sia leggermente più lunga del solito. Un po' più di mezz'ora dovrebbe essere. Allora, adesso dobbiamo andare a usare le diapositive. Andiamo di qua. Andiamo su di qua per le scale. Se vi ricordate abbiamo sbloccato delle stanze. Una di queste è quella dove possiamo utilizzare queste diapositive, dove faremo una bella scoperta, anzi brutta direi. Allora, entriamo qua dentro. Prima di usare le diapositive dobbiamo fare due cose. Uno, prendere un file che si trova in sto scaffale qua. Per non rendere la puntata troppo lunga non sto lì a leggervi tutto, vi lascio un paio di secondi giusto per darvi l'opportunità di leggere. Mettete in pausa se volete leggere meglio. Questo non è un file tanto lungo, però veramente voglio cercare di non perdere troppo tempo. Comunque ci spiegava un po' tutto come funzionava qua, i vari livelli e balle varie. Come potete notare qui c'è il muro strisciato, c'è quella colonna che si sposta, ma come si sposterà mai? Dando qua si tira giù quella griglia e c'è un pulsante che noi premiamo, si sposta la colonna e prendiamo una bella chiave che ci serve e sarà il prossimo posto dove andremo. Però prima guardiamo le diapositive. Chiave laboratorio, sì. Allora, più o meno qua così, vediamo un po' se gli piace. Oh, non è possibile. Qua così ti piace? Ok, adesso gli piace. Umbrella Inc., materiale armi biologiche. MA39 Cerberus, i cagnolini più adorabili del mondo. FI3 Neptune, gli squali che meno male non ci hanno dato fastidio. MA121 gli Hunter, che sono abbastanza bastardi anche se in questa serie non ci hanno dato tanta noia. Vabbè che li ho bazzucati tutti quanti. T002 Tyrant, lo vedrete poi. Qua non c'è la foto, non mi ricordo perché non c'è niente. E qua c'è una bella foto. Tutto sulla destra non è Zeb89 quando aveva i capelli, bensì, indovinate un po', Albert Wesker. Eh sì, è proprio Albert Wesker. Istituto di ricerca sulle armi biologiche, personale R&D. E niente, abbiamo finito lì. Comunque nel file che vi ho fatto vedere prima, per chi non l'ha letto, comunque lì parlava che poteva maneggiare solo il virus Albert Wesker e altri due personaggi, se non sbaglio, due persone. E lì già si capiva che il caro Wesker c'entra con tutto questo. Pigliamo l'erba verde che c'è qua, perché adesso nel posto dove andiamo c'è anche una save room. Ce la posso fare. Jill, brava, scendi le scale. Uno scalino alla volta, eh. Se no, poi magari cadi, ti fai male e finiamo qua l'avventura. Facciamo attenzione che qua i zombie possono sempre respawnare. E infatti qua ce n'è uno che va subito al creatore. Allora, usiamo la chiave qua dove c'è il simbolo rosso. Mamma mia che spavento. Ci chiederà di buttarla, ovviamente la butteremo. Poi, mentre che siamo qua con l'inventario aperto, ricarichiamo il fucile e possiamo andare avanti. Allora, entrati qua ci sono due zombie, se non mi sbaglio. Uccidiamoli perché poi qua andiamo
gireremo un paio di volte. Quindi se ce li leviamo dai cosiddetti è meglio. Qua c'è un altro. Vediamo un po'. Ah, voilà. Andiamo qui così, in questa sala qua di salvataggio. Allora, posiamo l'erbetta e prendiamo la roba che c'è qua. Dunque, là c'è un'altra erba verde. La prendiamo. Poi c'è anche un nastro inchiostratore, se non mi sbaglio, che è nascosto. Non si vede, ma c'è, ma lo prendiamo dopo. Ok. Allora andiamo qua, poi pigliamo anche le granate, le esplosive. Allora, mentre che ci siamo, portiamoci dietro due dischi MO. Allora, uno e uno, due, posiamo questa erba. Poi prendiamo qua questo. E lo mettiamo sempre dentro. Vediamo un po' se mi ricordo bene che c'è un coso, un nastro inchiostratore, oppure mi confondo con qualche altra stanza. Ma se non sbaglio, e dove vai Jill? Dovrebbe essere qua. Qua così. Là, vai avanti. Qua così. Lo sapevo. Prendiamolo. Adesso mettiamolo nell'inventario, lì nella cassa, perché non voglio avere l'inventario pieno. Anche se utilizzando i dischi MO sparisce, cioè rimane uno spazio, quindi. Però vabbè, io preferisco non aver troppa roba dietro. Se no poi succede come la scorsa volta, che siamo sempre nei casini, e io direi di uscire. Oh, ho schiacciato X, ma è ritardato il gioco, è peggio di me. Allora adesso noi dobbiamo andare subito qua. Qua c'è una porta, vedete questa qua. Entriamo dentro e dobbiamo fare una specie di enigma che è un po' buggato, da quello che mi ricordo. Devi fare tutta la roba al millimetro, millimetro, se no sei panato. Allora, pigliamo le munizioni qua del fucile, visto che non ne abbiamo più molte. Ok, e poi iniziamo a fare i nostri spostamenti. Allora, spostiamo sta cassa giù in fondo, sta qua è quella facile. Voi potete notare, vicino alla cassa che sto spostando, c'è un pulsante. Ecco, se noi lo premiamo attiviamo un gas che pian piano ferirà Jill. Io adesso provo a fare una puttanata. No, un po' più così. Ok, dovrebbe essere a posto, perché quella cassa lì dobbiamo spostarla leggermente in avanti, come ho fatto io. Però di solito facevo ciò quando avevo messo già l'altra, per sicurezza, perché se noi lo schiacciamo, come vi ho detto, da quelle griglie lì esce il gas. Poi dobbiamo uscire dalla stanza, rifare tutto da capo e che palle. E poi ci ferisce leggermente, quindi più stiamo più ci ferisce. Però se uno scappa subito viene ferito solo leggermente. Non passa ancora. Ok, allora devo fare attenzione. Non è un enigma troppo complicato. L'unica roba che veramente ogni tanto, da quello che mi ricordo, è un po' buggato sto enigma. Ci sono delle volte che, boh, non si sa perché, ma il gas, anche se la cassa è sopra, esce lo stesso. E io spero che non mi capiti. Allora andiamo lì contro così. Così, senza schiacciare il pulsante. Adesso andiamo dalla scaletta, la portiamo giù in fondo. È un po' una palla sto pezzo, però ve lo faccio vedere per chi magari vuol saper bene come si fa, senza star lì a svarionare troppo. Comunque, come potete notare, è sopra al bocchettone lì d'aria. Tutti i testimoni che è lì sopra.
facciamo così, spingiamo, ok, fino lì, poi dovrebbe bastare. Allora, se tutto va bene il gas non esce, e invece esce. Ma guarda che merda. E dobbiamo uscire per forza. Ma porca trota. Quanto mi ha tolto di vita. È ancora buono, però mi sa che un colpo e ci mandano a giallo. Ma non è possibile. Ma era sopra il bucchettone, sono sicuro. Oh, che cocomeri. Allora, io ho fatto che mi sa che tagliare, perché è già vero che sta puntata qui rimane troppo lunga, quindi velocizzare non serve a niente. Adesso è il momento della verità. Non mi spinge la scala, Gil. Come mai? Adesso me la spingerà? No, ma non è possibile. Dai, ma ci passa, si vede che ci passa, ma vedete? Oh! Fanculo, ok, il gas non è uscito. Facciamo anche fare una cosa, pigliamo anche sta erba rossa, tanto adesso utilizzando il disco MO si libera uno spazio e pigliamo un'altra cosa molto importante, cioè molto, che ci farà comodo, ci faciliterà un po' tutta la situazione. Andiamo qua sopra, andiamo nel condotto d'aria. Come avete potuto notare, comunque è un po' buggato, sto enigma. La scala ci passava, ma c'era quel pixellino che non la faceva passare. Allora, usiamo il disco MO, poi andiamo su questo mobile qua, che ci sono dei colpi della Magnum, non dimenticatele. Allora, andiamo qua davanti, usiamo disco MO qualsiasi. Codice d'accesso 02. Ok, io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà della città dei nemici. Genesis 22:17. Mamma mia che frasone. Ok, allora adesso vi faccio vedere, abbiamo un posto libero. Ci pigliamo i colpi della Magnum e ce ne usciamo via da qua. Ok. Poi usciamo di qui, sblocchiamo sta porta che in precedenza dall'altra parte il gioco ci avrebbe detto che era bloccata dall'altro lato. Così facendo l'abbiamo sbloccata, ma tanto qua dentro non ci veniamo più, quindi chi se ne frega. Allora andiamo di qua e andiamo ad abbracciare lo zombie. Porca miseria, bastardissimo. A cagare. Mamma mia. Cautela. Oh, fare attenzione. Però sprecare il mix di erbe lì così non mi va. Oh, è la puntata della sfiga sta qua. Porca miseria. Qua prendiamo il codice 01. E lo prendiamo qua così. Allora, io non so se avete sentito, ma fanno casino. Allora, andiamo qua dentro, qua prendiamo il codice 01, sempre usando un disco MO, e c'è un po' di zombie. Ok, ne vedo un altro, aspetta un po', va. Carichiamo, che sono 4 o 5. Dai, vieni qua. Dai, non farlo stronzo. Piano piano. Guarda lì, 2 in 1. Mamma mia, ho sudato. Qua c'è un file. Se non sbaglio un fax. Ecco, anche questo ve lo lascio leggere a voi, perché veramente è molto lungo. Adesso vedrete, vi lascio sempre un paio di secondi dove potete mettere in pausa per leggere meglio. A me dispiace veramente molto non poterlo leggere, però
la puntata veramente diventerebbe troppo lunga e noiosa. Come potete vedere, il file era veramente tanto da leggere. Allora, c'è ancora qualcuno che mi vuol pelare? No? Ok, usiamo il disco MO qua. E abbiamo il codice d'accesso 01, sempre con una frase. Allora, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato. Tuo figlio, il tuo unico figlio. Ho capito un cacchio della frase, però va bene lo stesso. Andiamo avanti. E qua abbiamo fatto, se non sbaglio, dice niente di speciale, qua dei romanzi forse. Cioè, i cani che abbaiano, spero che non si sentono. Oh, oggi tra casini e sfighe è tutta me. Allora, di qua possiamo andare via. Oh, e adesso torniamo nella zona dove c'è il salvataggio. Salviamo. E pigliamo l'ultimo codice d'accesso, che è il più, non so come dire, complicato. Più che altro con la sfiga che ho stasera, potrei rischiare veramente. Allora, qua sento camminare ma non c'è nessuno. Ok, allora andiamo lì e faccio anche che salvare, così per precauzione, casomai, io spero di no, ma casomai morissimo non devo rifarmi tutto un pezzettone. Quindi io farei così, adesso ci curiamo, salviamo. Allora, fantometti, non abbiamo anche i proiettili della Magnum? Sì, li combiniamo. Allora, facciamo così, facciamo un'erba verde e un'erba rossa. Sì, voglio combinare la pianta. Facciamo usa, ok, fino a lì ci siamo. Poi qua nella cassa dovrei avere un po' di proiettili della Magnum. Facciamo anche lì che combinare tutto assieme, almeno ci abbiamo tutto in un blocco solo. Facciamo così, ok. Poi posiamo questo. E che cazzo faccio? Posiamo questo. Sì, ok. E pigliamo Link Ribbon. Non so perché ho aperto e chiuso l'inventario. Sono un po' in para. Allora, dove cazzo sono finiti gli Ink Ribbon? Allora, qua ce ne sono tre, ma ne avevo anche altri che combiniamo assieme. Almeno non abbiamo 40 cose assieme. 11, ma do i 14 Ink Ribbon nastri per salvare. Facciamo così. Combina. Ok. Poi vi voglio mostrare una cosa che ho notato solo durante l'editing. Guardate un po' qua. L'ultima volta che abbiamo salvato, il gioco si è buggato. Adesso vedete. Non so perché mi ha salvato due volte il 4. Non so proprio perché, vabbè. Allora, qua facciamo così, mettiamo via questo e direi che possiamo fare il pezzo rischioso. Allora, adesso noi dobbiamo andare giù di qua. Curati, ci siamo curati. Non abbiamo preso il disco MO, porca miseria, ho usato il nastro ma non ho preso l'altro disco MO, prendiamo il disco MO, non dimentichiamo, perché adesso andiamo a far quello e dobbiamo attivare l'elettricità dell'ascensore che c'è sempre qua ma non useremo adesso, useremo poi la prossima volta, però andiamo a attivare ovviamente l'elettricità. Pigliamo il disco MO, dove è? Ecco qua. E adesso possiamo veramente andare. E se riesco a cliccare la porta.
Allora, adesso andiamo giù di qua. Fate come faccio io, cercheremo di non sprecare colpi. Poi se sono proprio in metà le balle i nemici dovremmo sparare per forza, eh. Andiamo. Corri, che cazzo fai? Andiamo giù di qua. Fatto così. Analizza. Ok. Vuoi ok, sì. Ok, andiamo via da qua. Ecco, come potete vedere, quello lì sta in mezzo alle balle e ho dovuto per forza sparargli. Comunque torniamo giù di qua, andiamo alla porta, schiacciamo X. Ok, ci siamo. Adesso torniamo giù. Va così. Usiamo il disco MO, poi non è ancora finita, eh. Allora, codice 03. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Genesis 22:18. Ok, non andiamo ancora via di qua, ma corriamo. Così. Quello lì mi ha preso con lo Spirito Santo, però. Ecco. Ma porco. Buona. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Qua così. X, ok. Ok, dentro questa stanza qua non ci saranno nemici, eh. Quindi, che cazzo faccio stare? Andiamo a questo punto perché c'è qua e diciamo di attivare la corrente all'ascensore, sempre se non ci lavora. Ok. Un interruttore per attivare la connessione alla rete e l'ascensore non è detentato. Vuoi connetterlo alla rete? Sì. L'ascensore riceve la corrente, dato che è collegato al discorso. Ecco, il pezzo prima dove siamo andati all'inizio, là, diciamo che il computerino là dove ho detto sì, balle varie, se voi non lo fate, arrivate qua e vi dice non è possibile, dovete tornare indietro là, fare sì là, poi tornare qua, fare qua sì, si attiverà l'elettricità, quindi fate proprio come ho fatto io. Adesso provo a non curarli, speriamo. X e scappiamo indietro. No, non così però. Vai Jill. Ok. Oh, fino a qua ci siamo, adesso dobbiamo ancora uscire da questa stanza e siamo al sicuro. Ecco lì, mi ha toccato quello di nuovo lo Spirito Santo, vabbè, aveva già fatto un'animazione, però passandoci vicino così, tac, mi fa male. Vediamo un po' com'è la vita, cautela, e usiamo sta cacchio di erba, va. Preferivo di no, però ce li abbiamo anche per curarci, va. Poteva andarmi meglio, perché io mi ricordo che delle volte che l'ho giocato per cacchi miei non mi toccavano e altre volte invece si mettevano in mezzo i maroni. Allora, adesso noi dobbiamo andare nella porta dove abbiamo preso il codice 01. Facciamo solo attenzione che non ci siano zombie, ma non ci sono, ce ne sono due giù qua sotto, vediamo un po'. No, non ci sono, dov'è che? Io mi ricordo che... Eccoli là. Mi ricordavo bene. Scappiamo via. E andiamo a questa porta qua. E andiamo a inserire i tre codici che abbiamo ottenuto in questa puntata. Oh, siamo quasi alla fine. Mi sa che la prossima sarà l'ultima. Allora, analizzando questo pannello metteremo i tre codici. Io adesso non mi ricordo più se... Forse uno pigliando i primi due poteva tornare qua, ne metteva già due e poi metteva l'ultimo adesso, però io ho preferito tenermeli tutti e tre e metterli tutti e tre assieme, anche perché non tengono spazio nell'inventario, quindi non vedevo il motivo di fare avanti e indietro, però se non sbaglio volendo si può fare. Oppure mi confondo con il rebirth, chi lo sa. Allora andiamo giù di qua. Tranquillamente, non ci sono nemici e c'è questa porta che analizziamo. Adesso sto zitto che il video. Is that you, Jill?
Yes, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Ok, torneremo poi, credo, nella prossima puntata. Adesso devo vedere se ne dura ancora uno o due, ma prima di finire il gioco salveremo Chris. Non è uno spoiler, è ovvio che lo salveremo. Se non sbaglio, si potrebbe anche cagare forse lì, oppure anche lì si può solo nel Rebirth, adesso non ricordo. Comunque direi che per questa puntata è tutto. Ho già fatto fin troppo, non so quanto sia durata, però mi sa abbastanza, almeno mezz'ora. Quindi un saluto da Crew, un saluto da Jill e al prossimo video. Ciao, ciao.